Benvenute a tutte e a tutti, ringrazio tutti i partecipanti e le partecipanti a questo incontro che abbiamo deciso di organizzare come Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua per confrontarci sul tema del Recovery Plan. Io sono Emanuela del Comitato Acqua Pubblica di Torino e come comitato facciamo parte appunto del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua e come dire, mi faccio un po' portavoce di quello che è stato un percorso che abbiamo fatto come forum, proprio di fronte al momento che stiamo attraversando e vivendo, in cui ci troviamo di fronte a un grande, quello che sta per essere probabilmente uno dei più grandi investimenti di denaro pubblico. Per diciamo risollevare le sorti della nostra Unione Europea, questo Next Generation EU, che ha proprio l'obiettivo di dare un po' di ossigeno all'economia degli Stati membri, ma anche di dare una svolta oramai necessaria, non più prorogabile, di transizione. Transizione ecologica, ma non solo, transizione economica e noi ci auguriamo anche una transizione sociale in qualche modo, no? E ci siamo trovati di fronte a un piano stilato dal governo, che però abbiamo analizzato e abbiamo visto che anche a fronte di belle parole e di buone intenzioni, nascondeva in realtà delle direttive, delle direzioni verso le quali andare che ci convincevano poco. E per questo motivo abbiamo lavorato con un gruppo di lavoro, insomma, nazionale che ha approfondito il tema del Recovery Plan. Ovviamente dal nostro punto di vista, che è quello della gestione della risorsa acqua, acqua bene comune, acqua risorsa indispensabile per la vita e acqua che ovviamente va preservata per le generazioni future, per garantire la vita non solo a noi, ma anche a chi verrà dopo di noi. E anche ovviamente alla luce del percorso che abbiamo fatto fino adesso e quindi anche di tutto. Come dire, sì, di tutta l'esperienza che c'è stata anche con il referendum del 2011, che ha dato delle indicazioni chiare di gestione pubblica e partecipativa della risorsa acqua. Non anticipo le conclusioni a cui siamo arrivati, perché il primo intervento sarà proprio dedicato a questo approfondimento che abbiamo fatto, però abbiamo sentito l'esigenza di confrontarci anche con le altre realtà che avevano fatto e deciso di approfondire allo stesso modo questo momento storico e questo recovery plan, magari sotto altri punti di vista. Però, come dire, riconoscendo le stesse criticità, se vogliamo, all'interno delle scelte fatte dal governo e con le quali quindi è importante, abbiamo ritenuto importante confrontarci, proprio anche per vedere le proposte alternative, le proposte che riteniamo doverose fare e le proposte di investimento di questi soldi che andrebbero nella direzione che noi riteniamo quella più giusta, più corretta per rispondere a quelle che sono le vere esigenze che sappiamo che il nostro paese ha. Do solo alcune indicazioni tecniche. In questo momento tutte e tutti hanno il microfono disattivato perché purtroppo siamo costretti a restringere un pochino l'autonomia dei partecipanti, in quanto in passato
per altri incontri, insomma, ci sono state diverse situazioni di incursioni di persone indesiderate che hanno di disturbatori, ecco, diciamo così, che hanno disturbato gli incontri. Quindi in questo momento nessuno ha la possibilità di attivarsi il microfono, però chi ovviamente i relatori e le relatrici che seguiranno, a loro verrà data la possibilità di fare l'intervento e al termine ciascun oratore e oratrice avrà 10 minuti di tempo. Al termine apriremo la possibilità di fare degli interventi e delle domande. Vedremo anche l'ora che avremo fatto, ma se riusciamo a stare nei tempi, ci sarà la possibilità appunto di fare degli interventi. Chi vuole intervenire è pregato di segnalarlo in chat mettendo l'asterisco e il proprio nome. Nel frattempo anche stiamo andando in diretta Facebook e quindi seguiremo anche la chat, eventuali commenti che ci saranno sulla pagina Facebook.